Una bomba gigante, ti giuro, ho sentito soltanto smuovermi dal letto e basta, che perché poi io non mi sono alzato, capito? I Mia mi sa che poi hanno chiamato e hanno avvertito chi dovevano avvertire e basta, insomma. Esplosione nel cuore della notte accesa, una banda di malviventi ha infatti fatto saltare in aria il bancomat a Monte dei Paschi di Siena che si trova lungo la strada provinciale. Attorno alle 4 è stato un forte boato a svegliare di soprassalto i residenti. Lì per lì non ho pensato niente, anche perché dormivo comunque sia, mi si è sentito solo una botta, si è visto tutti i carabinieri, insomma, poi ho collegato che avevano comunque sia smannato il bancomat. I ladri, dopo aver fatto saltare il bancomat, presumibilmente con gas acetilene, si sono dati alla fuga. Ancora da stabilire con certezza l'entità del bottino, che potrebbe aggirarsi comunque attorno ai 25.000 euro. Lo sportello oggi funge solo da bancomat, la filiale della banca era stata trasferita ormai anni fa. No, io sono proprietario della casa. Però ha subito danni lei? Ma è sopra pavimenti, sono un po' gonfiati. Immediate le indagini dei carabinieri di Cortona a caccia di tracce utili che i malviventi potrebbero aver lasciato sul luogo dell'esplosione. Fondamentali saranno anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Lo scorso dicembre un episodio analogo, sempre in Valdichiana, un colpo al bancomat del supermercato Penny a Fogliano della Chiana.